occasione che un master student in computer science and engineering qui alla facoltà all'Università Federico II di Napoli è un appassionato sostenitore dell'open source. I suoi interessi si rivolgono principalmente alla sicurezza, alla privacy e alla statistica. Ama nuotare, viaggiare e guardare film, e al momento è impegnato nello sviluppo di un progetto open per la realizzazione di uno storage in cloud fidato e sicuro per chiunque ne abbia bisogno. Talos. Caratteristica di Talos è quella di garantire l'impossibilità che chiunque abbia accesso, anche fisico o virtuale, al server, di decryptare i file senza la chiave giusta e perfino di impedire di risalire al proprietario del file stesso. Talos esegue la criptazione in locale e un sistema di gestione delle chiavi intelligente rende il sistema veloce e facile da usare per chiunque abbia una connessione ad internet. Buongiorno. Sono Luca, come già vi hanno detto, sono studente di ingegneria informatica per la Federico II, la specialistica, e nella prossima mezz'ora vi presenterò Talos, che è un progetto nato da un corso di un esame, cioè nato come progetto di un esame, e fondamentalmente è utile per garantire tutta la proprietà di sicurezza e criptografia quando si fa su storage remoto. Il nome Talos viene dal gigante che proteggeva Creta, una coma che proteggeva Creta, e così come lui proteggeva Creta, questo software ha l'ambizione di proteggere i file che mettiamo su internet. Quali sono i problemi che vogliamo risolvere con questo progetto? Il primo problema che dobbiamo affrontare riguarda il fatto che gli utenti hanno bisogno di avere i file disponibili su molti dispositivi contemporaneamente. Tutti capita di lavorare in ufficio, a scuola, poi riprendere il lavoro a casa, quindi è utile poter accedere agli stessi file aggiornati su diversi computer. La soluzione a questo problema si è trovata ed è lo storage in cloud. Ora, il problema con lo storage in cloud è che i file sono in qualche modo su internet. Esistono delle soluzioni, le soluzioni più comuni che esistono sono Dropbox, G-Drive, Microsoft, OneCloud, però tutte queste soluzioni hanno un problema in comune. Fondamentalmente si tratta della fiducia. Quando noi utilizziamo queste cose abbiamo bisogno di fidarci, cioè ci stiamo implicitamente fidando del servizio che conserverà i nostri file. Quindi, se stiamo lavorando con documenti più o meno ci stiamo lavorando con documenti non troppo confidenziali, il progetto dell'università, il compito di scuola, va bene, ma se stiamo in un dominio più complesso questa cosa può non essere abbastanza. Questo perché? Perché quando noi andiamo a conservare qualcosa utilizzando Dropbox, utilizzando Google Drive, eccetera, non stiamo facendo altro che salvare i nostri documenti sul computer di qualcun altro Dropbox, qualcun altro Google. Quel qualcun altro ha accesso ai nostri documenti, non solo lui, ma anche una forza di polizia, se per esempio stiamo viviamo in un paese di censura, può avere accesso a quei file con un mandato di un giudice. Quindi dobbiamo porci il problema di poter assicurarci che questi documenti rimangano integri e non letti da nessuno. Casi d'uso di Talos sono quindi, ricapitolando, per esempio la finanza. Immaginiamo di dover conservare appunti, note di transazioni confidenziali. Per esempio banche, appunti su utenti, clienti di una banca, appunti correnti, ma anche la salute, appunti sui pazienti. Mi è stato fatto notare che un dominio applicativo di Talos può essere proprio andare a conservare appunti dei medici sui pazienti. Comunicazioni, Talos, stiamo lavorando con un altro progetto per implementare Talos per conservare contenuti protetti da copyright per poi poterli inviare in comunicazione. Ancora, come ho detto prima, censura. Paesi come in Cina, Corea, godono di molto poche libertà, i cittadini di questi paesi godono di molto poche libertà, può essere utile andare a offrire loro una soluzione per evadere i meccanismi di censura ed essere più liberi. Oltre al fatto che abbiamo anche gli utenti paranoici che
magari preferiscono avere i loro file sicuri ed essere e stare tranquilli. La nostra proposta, come ho già detto un sacco di volte, quindi è fornire un sistema di storage sicuro e affidabile, non solo di storage ma anche di sharing. Ho parlato di storage perché per ora l'implementazione che esiste si occupa principalmente di fare storage, però in futuro si prevede anche di implementare funzioni di condivisione di file. Come fa Talos a garantire fiducia e sicurezza? La prima regola di Talos è che non possiamo fidarci di Talos. Quindi tutte le comunicazioni che escono dal nostro computer sono crittografate. Il server Talos non vede i contenuti dei file. La differenza tra Talos e Dropbox è che mentre quando lo stesso Dropbox, magari in HTTPS, l'ISP vostro non vede i file, ma Dropbox li vede perché deve gestirli, Talos non vede i file e riesce a gestirli senza vederli, o comunque senza poterli leggere e interpretarli. Ok, come fa però a fare questo? Fino adesso tutti quanti hanno detto che i file devono essere visti per poterli gestire, adesso arrivo io e dico no, ma possiamo anche non vederli. Possiamo anche non vederli utilizzando una miscela tra due tecniche che sono la double encryption e il concetto di virtual file system. Di fatto noi con Talos abbiamo creato una specie di file system molto semplice, elementare, l'abbiamo crittografato e Talos gestisce i file system. La teoria dietro Talos è abbastanza semplice, o quantomeno lineare. Ci sta un utente, Talos si configura come un'applicazione client-server semplice, diciamo che un utente può accedere a un server Talos tramite un'applicazione locale. L'applicazione locale gestisce, permette all'utente di fare accesso sul server remoto tramite una classica identificazione con username e password. La differenza sostanziale tra gli altri servizi è che in questo momento, quando l'applicazione registra l'utente, si genera una prima coppia di dati. Ora, qualcuno qua in mezzo non conosce o comunque non ha ben presente il concetto di crittografia asimmetrica. Conoscete tutti il concetto di crittografia asimmetrica? Alzi la mano, io lo conosco. Ok. La crittografia asimmetrica è un modo per garantire sicurezza nelle comunicazioni basato su doppia chiave. Se io devo scambiare informazioni con un mio amico, io e il mio amico generiamo una coppia di chiavi per uno. Io avrò una chiave pubblica e una chiave privata e lui avrà una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica è pubblica, quindi viene messa a disposizione di tutti. Viene utilizzata per crittografare la comunicazione e la comunicazione non può essere cifrata se non con la chiave privata, che è posseduta solamente dall'utente che deve decifrare il messaggio. Quindi io, per comunicare con un mio amico, utilizzerò la sua chiave pubblica per crittare i messaggi, quindi tutti possono crittare informazioni verso di lui, ma solamente lui può decifrarle. Analogamente, tutti possono cifrare informazioni verso di me con la mia chiave pubblica, ma nessuno può decifrarle se non me, che ha effettivamente possegue la chiave pubblica. Tutto questo è sicuro perché nella comunicazione non c'è uno scambio di password, la password non viaggia insieme al messaggio. Quindi se viene intercettata la comunicazione, la password non viene intercettata. Talos funziona esattamente così. L'applicazione locale genera una coppia di chiavi, pubblica e privata. La chiave privata viene mandata nel server remoto di Talos e viene immagazzinata associata all'utente. La chiave privata invece viene conservata in locale, sul cellulare, sul computer, insomma sul dispositivo che ho utilizzato per effettuare l'accesso all'applicazione. In questo momento siamo ancora in uno scenario classico semplice in cui l'utente si registra con username, password e email e la sessione tiene traccia dell'utente dell'applicazione, quindi esattamente come una classica applicazione che conosciamo finora, un Facebook per esempio. L'innovazione sta nell'introduzione di un concetto, del concetto di virtual file system, cioè quelli che ho chiamato all'interno dell'applicazione basket. Il basket è un contenitore di file
lo scopo principale del basket è quello di contenere file. Di fatto un basket non contiene veramente dei file, altrimenti sarebbe pesantissimo ogni volta trasferire le informazioni, ma contiene delle informazioni sui file. Tra queste informazioni ci sta un puntatore al vero file conservato nello storage. Questo basket description file, che poi è il file che descrive il basket, è salvato in remoto ed è crittografato con la chiave privata dell'utente. Quindi di fatto solamente è salvato e crittografato in remoto, quindi solamente l'utente può sapere quali file aveva conservato. Quando io genero un basket, creo una nuova coppia di dati che sono la chiave privata del basket e la chiave pubblica del basket. La chiave privata del basket viene utilizzata per crittografare i file che poi fanno riferimento a quel basket. Al contrario, la chiave pubblica del basket viene utilizzata per crittografare i file che sono all'interno del basket, la chiave privata per decifrarli. La chiave privata e la chiave pubblica del basket sono salvate in remoto, però sono salvate crittografate con la chiave privata dell'utente, con la chiave pubblica dell'utente. Questo vuol dire che anche se queste informazioni sono disponibili in remoto, comunque per leggerle io devo avere la mia chiave privata. E quindi solamente io posso leggere. Questa è la descrizione di un basket description file. Per ogni file, questi sono diversi file, per ogni file io sto andando a salvare il nome, sto salvando la dimensione, il tipo, una firma per garantire che il file non è stato modificato, e poi il file ID, che è una stringa random che serve per identificare il file in remoto. Verrà utilizzata in fase di download per scaricare il file che ho caricato, altrimenti sarebbe un po' inutile tutto. Ancora, le informazioni del basket sono salvate e crittografate, non ho detto dove, sono salvate e crittografate nei user description file, anche detti base file all'interno dell'applicazione. Ogni base file è associato a una master key, quindi ogni utente ha il suo base file. Il base file contiene la chiave del basket ed è salvato e crittografato in remoto. Quindi, ricapitolando, quando io faccio l'accesso all'applicazione, mi scarico il mio base file che è crittografato, all'interno del base file che posso decrittare con la mia chiave privata, trovo le chiavi del basket. Dalle chiavi del basket risalgo ai file che... usando le chiavi del basket risalgo ai file che avevo caricato in remoto, che avevo conservato, posso leggerli e guardarli. Lo schema del basket, del base file, è una lista dei basket che ci ho stampati con le rispettive chiavi private. Qual è la vista di un ipotetico attaccante o di un'ipotetica forza di polizia che è all'interno del server? Mettiamo a caso ci siano tre basket all'interno di questo server Talos. In ogni basket ci sono salvati quattro file. Ora, chi possiede il server vede un insieme di file, non riesce a capire se un file appartiene a un basket anziché a un altro, quindi il collegamento file basket è solamente unidirezionale, non può essere letto all'inverso, quindi una volta che ho il file crittato non posso sapere a quale basket appartiene. Un ipotetico attaccante, il proprietario del server o chiunque esso sia, vede un elenco di file che non può nemmeno decifrare. Quindi se ci sono 50 utenti e 200 file, non può capire se un utente ne ha messi 10, se uno ne ha messi 20, se appartengono tutte alla stessa persona e così via. Ho fatto l'esempio, un classico esempio con Alice e Bob per dare più serietà a tutto quanto. Questa slide ha lo scopo di mostrare il percorso che vi ho descritto finora, diciamo di fare una specie di summary del percorso descritto finora. Alice ha conservato due file, ha conservato dei file in remoto che sono salvati all'interno del kit di storage. Esattamente qui. Adesso Alice, l'unica cosa che possiede è la sua chiave master privata. Tramite la sua chiave master privata, Alice accede al server, scarica il suo base file crittografato, che decifra tramite la sua chiave master privata. Una volta decifrato il base file, si trova davanti due basket con le rispettive chiavi. Decide di aprire il primo basket per prendere un file, apre con la chiave privata del basket il primo file e se lo prende, apre con la chiave privata il secondo basket e se lo prende. Ora si potrebbe dire: perché fare questo meccanismo estremamente ridondante se io potrei semplicemente crittografare
i file con la chiave privata dell'utente. Voglio dire, la crittografia rimane sicura, comunque deve essere sicuro, perché non usa una sola chiave. Questo tipo di crittografia geattica, cioè applicare l'algoritmo in questa maniera, mi consente di avere indipendenza tra utente e file caricati. Questo vuol dire che un utente può potenzialmente logarsi da più dispositivi e accedere agli stessi file da più dispositivi. Se non avessi un sistema come questo qua, sarebbe la chiave privata a doversi spostare da dispositivo per potergli permettere di leggere i file. In questo modo invece io posso accedere da più dispositivi agli stessi file, fatti dei ragionamenti sulla master key che farò dopo. Però io in questo momento posso accedere da più dispositivi agli stessi file grazie a questo meccanismo, perché la chiave di cifratura dei file è salvata in remoto. È salvata in remoto in maniera sicura grazie alla master key. Stessa cosa con Bob. Fino adesso abbiamo fatto chiacchiere fondamentalmente, concettualmente funziona fila, vediamo se funziona anche veramente. Cosa stiamo costruendo? Esiste un progetto, dopo vi darò riferimenti nel caso che siete interessati. Stiamo costruendo un sistema di storage, secondo le regole che vi ho detto fino adesso, e ci proponiamo due scopi, due obiettivi. Il primo obiettivo che ci stiamo proponendo è quello di garantire storage sicuro a chiunque ne abbia bisogno, quindi da una piattaforma di accesso tipo Dropbox pubblica. Il secondo obiettivo è anche quello di rilasciare il codice, in maniera tale che chiunque abbia bisogno di costruirsi il proprio sistema indipendente possa farlo. Come funziona? Abbiamo un server, Talos, che comunica attraverso delle API e delle API con un'applicazione. Ora, le applicazioni possono essere di diverso tipo. Io qua ho fatto due esempi, possono avere un'applicazione in browser, un'applicazione in Python fondamentalmente. L'importante è capire che server e client sono distaccati e comunicano attraverso le API documentate, quindi chiunque di fatto può costruirsi il proprio client, e poiché è il client a gestire la crittografia, chiunque può utilizzare Talos anche con algoritmi diversi rispetto a quelli di cui vi ho mostrato fino adesso. Quindi diciamo, io ho utilizzato RSA nel basket, qualcuno può decidere di utilizzare all'interno del basket un altro di quell'algoritmo, perché il client, l'implementazione client è completamente indipendente dal server. L'architettura attualmente in vigore nel Talos prevede un server Talos sviluppato in JavaScript su Node.js. Prevede un web client sviluppato sempre in JavaScript in Ajax, e poi ipoteticamente anche un altro client in Python, perché come vi ho già detto le API sono pubbliche, io posso comunicare con server Talos come preferisco. Vi mostro brevemente uno scenario di upload, anche se ne ho parlato penso veramente abbastanza. L'utente si scarica il suo base file, accede con username e password e si scarica il suo base file. Dal suo base file si prende una lista dei basket. Decrypta il base file, si prende la lista dei basket. Dalla lista dei basket riesce a decifrare, poi vicino alle tab riesce a decifrare il basket descriptor, scarica il basket descriptor, accede, può scaricare file, può aggiungere file, fa quello che vuole e poi chiude. Un appunto simpatico sulla send file, per aumentare ancora di più l'indipendenza, è stato deciso di effettuare in fase di upload una negoziazione, così da rendere il server Talos indipendente dal protocollo utilizzato per l'upload di file in remoto. Questo vuol dire che quando io comunico col server, io sto negoziando un protocollo con cui poter caricare questi file. Il server mi dà l'IP sul quale poter caricare il mio file reale crittografato, io lo carico e poi me lo scarico perché conosco il riferimento al server dove sto caricando il file tramite il base file.
brevemente funziona così: l'utente fa una request per upload dichiarando che può utilizzare HTTP e FTP. Il server gli risponde, il server Talos gli risponde: guarda, caricalo su 10.10.10.3 con FTP. Va bene, caricato. Analogamente in download scarico il basket, mi ritorno il basket, dal basket ritornato so dove andare a prendere il file crittografato, lo prendo, lo decrypto e ho risolto il problema. Avrei voluto farvi vedere una demo, purtroppo non ho accesso al mio computer, non è configurato bene, quindi ho aggiunto fondamentalmente una piccola nota su cosa vede un attaccante quando entra in un server Talos. Se un attaccante praticamente riesce ad aggirare il server di storage, questo è quello che vede, un insieme di file che non significano niente perché sono string casuali, con contenuto casuale, perché il contenuto di file è questo qua, quindi non si può decifrare il contenuto, e quindi non può assolutamente fare niente. Anche se un attaccante dovesse attaccare il database, si troverà davanti una cosa analoga a questa, cioè un base file completamente crittografato. L'unico modo per hackerare un sistema del genere sarebbe andare a prendere di mira direttamente il dispositivo utilizzato dall'utente finale e in questo modo prendersi la chiave privata dell'utente. È un attacco che viene fatto, si fa, però sicuramente è più difficile da portare avanti se l'utente è cosciente di quello che sta facendo. Quindi se non installa applicazioni traccate, non fa cose strane, dovrebbe stare abbastanza tranquillo. Vabbè, questo è come appare una basket table all'interno del database utilizzato. Questo progetto è partito, come vi ho detto, a luglio, come progetto di una classe. Fino ad ora, da luglio ad adesso, è stato premiato in due occasioni. Sto portando avanti quel progetto. Il progetto è stato scelto all'interno del programma di Mozilla Open Leadership, quindi gli è stato assegnato un mentore e in questi giorni lo stanno anche presentando a Londra alla Mozfest. E è stato scelto per essere presentato alla Black Hat Conference a Londra a dicembre, dove appunto sarà presentato dalla sessione di Arsenal. Quindi diciamo, per essere partito da due mesi mi sembrano due cose abbastanza positive. Questo ve lo dico perché nel caso siate interessati più o meno a contribuire al progetto. Per ora abbiamo 3-4 contributori e una decina di utenti user. Stiamo effettuando una migrazione dell'interfaccia web, che non sono riuscito a mostrarvi, e stiamo documentando le API, cioè i punti di accesso al programma. Tra poco vorremmo iniziare a sviluppare la gestione multi-key, quindi la possibilità di avere accesso agli stessi file da più device, che di fatto non è una cosa difficile da realizzare, l'abbiamo anche schematizzato, e migrare, vabbè, altre cose. Garantire che hai la variability ovviamente è essenziale nel momento in cui il server Talos è unico nello schema che vi ho mostrato prima, quindi se cade il server Talos o se lo attaccano, di fatto gli utenti non possono accedere ai propri file. E poi implementare anche un meccanismo di file sharing che è carino e utile. Il progetto è rilasciato sotto licenza PACI 2, questo vuol dire che una licenza libera, compatibile con la GPL3. Il progetto può essere modificato, riutilizzato anche per fini commerciali, senza limitazioni. L'unica limitazione è quella di andare a citare copyright, l'autore, insomma, però non è una licenza di copyright, non sono i diritti, non bisogna pagare nessuno, insomma. E questo è. Ci sono...